Sì, mi trovo qua in Piazza del Popolo, finito Pappalardo, e sono qui con Emiliano Babilonia. Voglio intervistarlo perché passando l'ho ascoltato e ascoltate un attimo da lui quello che c'ha da dirci. Prego. Allora, io studio da tanti anni tecnologie, radiofrequenze e disturbi delle radiofrequenze. Abbiamo riscontrato che attraverso la corrente elettrica emanavano delle frequenze che interagivano con i centri nervosi centrali e le persone avevano delle fortissime patologie generate proprio da queste radiofrequenze. Attraverso dei test e degli analisi che noi abbiamo fatto con molte, diciamo, vittime del controllo mentale o target individuals definiti a livello mondiale, e abbiamo capito che c'erano delle società o istituzioni governative che praticamente operano sperimentando queste frequenze per creare malesseri, dipendenze e tantissime altre patologie alle persone che subiscono questi attacchi oppure che hanno la sfortuna di rilevare queste radiazioni o queste frequenze nocive. Purtroppo queste radiazioni nel passare del tempo possono creare anche tumori, leucemie, ischemie cerebrali, trombosi, neurismi, perdita della memoria temporanea. E io ho creato dei gruppi qui a Roma, sia attraverso un'associazione che attraverso il mio canale di YouTube che è Angeli Custodi MK Ultra Italia, perché io mi definisco un angelo custode che proteggo le persone dal programma di controllo mentale MK Ultra. E ci sono molte persone che mi hanno praticamente scritto, abbiamo fatto tantissime interviste e testimonianza, che ho pubblicato anche sulla mia radio web Emiliano Babilonia Speaker, e poi pubblico di continuo praticamente tutte le mie ricerche sul mio blog, che è Vittime del controllo neurale satellitare Blogspot, dove praticamente riusciamo a mettere le ricerche più importanti, le analisi che facciamo con determinati strumenti. Addirittura abbiamo acquistato un elettroencefalografo, facciamo delle analisi delle frequenze cerebrali per vedere le interazioni, i disturbi sul corpo umano. Poi ci siamo accorti che purtroppo le scie cliniche creano un aerosol di metalli che noi respiriamo, il nanoparticolato delle macchine creano ovviamente una dispersione di questi metalli e questi metalli vengono respirati, entrano in circolo e noi diventiamo delle antenne umane e captiamo sempre di più queste Quindi radiofrequenze. stai occupando anche di quello che è il 5G, immagino, tutto quello che è il 5G. Certo, il 5G è un sistema di amplificazione che purtroppo crea microonde o radiazioni a bassa frequenza che interagiscono attraverso i centri nervosi e possono creare patologie molto gravi. Speriamo che queste tecnologie vengano utilizzate per scopi benefici, perché se le utilizzano a livello militare sarebbe una grossa catastrofe sia per l'Italia che per l'Europa e per tutto il mondo. Perché praticamente con determinate frequenze programmate all'interno di un cervello di un individuo loro possono creare qualunque tipo di patologia o creare rabbia, odio, dipendenza. Devi pensare solamente una società, una nazione che ha la capacità di gestire determinate frequenze cerebrali a determinati individui, quanti miliardi potrebbe guadagnare attraverso questa tecnologia? Una banale dipendenza all'alcol, una banale dipendenza alle sigarette, una banale dipendenza al gioco. Sembra un film di fantascienza, ma Deve in vivere realtà, Matrix. purtroppo Matrix dice la verità. E nel nuovo Matrix che stanno facendo, che dovrebbe essere Matrix 4, parleranno proprio di queste tecnologie di controllo e di manipolazione della mente e spionaggio della popolazione. E loro che operano con queste tecnologie tengono ovviamente tutto segretato, perché qui parliamo di 100 miliardi di tecnologia che opera attraverso reti satellitari oppure reti attraverso la corrente elettrica o attraverso reti radio che possono praticamente creare, interagire, spiare la popolazione in tempo reale. Per questo noi abbiamo pensato che il coronavirus potrebbe essere stato anche attivato attraverso queste radiofrequenze del 5G, perché il 5G praticamente ha buttato giù le difese immunitarie di un individuo e il virus praticamente ha sovrastato il corpo di una persona, ovviamente portandolo Chiaro, alla no, morte. non sei preoccupato di entrare nel famoso programma anticomplottisti e quindi problemi di SO e via dicendo? Io ho fatto 26 denunce dettagliate e in queste denunce ho denunciato che praticamente queste tecnologie stanno creando danni alle persone.
nelle denunce che ho fatto ho messo che le tecnologie creano danni anche a persone militari, perché noi abbiamo testimonianze di militari che sono venuti da noi e hanno dichiarato che venivano sottoposti a queste radiazioni, a questi attacchi, a questo controllo, a questo spionaggio. Chiaro. E quindi abbiamo avuto praticamente la conferma proprio da persone militari, persone dell'esercito, persone della polizia, persone delle guardie carcerarie, persone delle guardie di finanza, e alcuni di questi purtroppo hanno denunciato a sua volta quello che stava succedendo e li hanno buttati fuori dalle forze dell'ordine e dalle forze armate. Chiaro. Perché chi è che convalida che ti irradio con un'arma di energia diretta sparata da un sistema satellitare? Cioè sono armi segrete che nessuno può definire. Ultimamente abbiamo visto una forte moria a Roma, una forte moria di uccelli, e proprio in questi giorni, sabato scorso nella notte, hanno poi trovato al mattino una moria di pesci. Io ne parlavo ieri sera in una diretta. Secondo te potrebbe essere anche questa una causa? Anche questa è una causa, perché se loro sparano delle radiofrequenze che si riscaldano alcune parti del cervello, alcune parti del corpo o alcune parti di alcuni organi del pesce, possono creare praticamente la morte cerebrale, perché il nostro cervello manda degli impulsi, si arrivano al cuore e poi batte, comincia a battere. Se al cuore non arriva più questo impulso, il cuore si ferma. Oppure se determinati organi vengono sollecitati da queste radiazioni non hanno più la loro funzione e nel passare del tempo il corpo si debilita. Il problema è che gli animali come si difendono? Non è possono andare all'ospedale e dicono guarda mi sta succedendo questo. Quindi la radiazione e la frequenza può anche surriscaldare il corpo di questi animali facendoli morire. Chiaro. Ascolta, io sono Max Massimi, quindi sono chiamiamolo la penna libera e con la mente pensante. Ci stiamo organizzando anche con un ufficio stampa per andare proprio contro e fare un'informazione corretta, vera e propria. Mi piacerebbe averti ospite nel prossimo studio che stiamo realizzando. Adesso ci scambiamo il numero di telefono, ovviamente lo vediamo in diretta, e quindi se sei disponibile poi ti faremo un'intervista. Ti metterò in contatto con la nostra Vittoria che ti prenderà il nostro responsabile ufficio stampa e si prenderà poi tutti i tuoi contatti, ti contatterà e facciamo delle interviste. Beh, anche perché così sto creando una conferenza che si chiama Complotto di Stato, che perfetto. È perfetta per questi, per queste argomentazioni. Volentieri. Il complotto mi farebbe piacere. Certamente. Se vieni e stai lì con noi, in modo che potrei fare degli articoli, delle interviste, potrei pubblicare anche quello che noi faremo all'interno di questa insomma conferenza. Volentieri. Allora, signori, eccoci qua. Max, il gomblottista, ogni tanto di complotto ne parliamo. Siamo qui con questa persona che insomma ci ha spiegato sinteticamente, però mi sembra di capire con cognizione di causa, visto che la studia, ne parla e ne fa addirittura conferenze. Sarà il nostro prossimo invitato. Ora aspetta che ti faccio vedere. Oh, eccolo qua. Ops, c'è una Q. What is? Siamo anche qui. Oh my God. Siamo un po' da... Allora, dicevo, io appunto in compagnia di Emiliano Babilonia. Se mi volete chiedere l'amicizia sul canale pubblico Emiliano Babilonia Italia su Facebook. Perfetto, Max Massimi lo conoscete tutti, sarò prossimo ospite per la loro conferenza e poi Emiliano sarà ospite nostro nel prossimo canale che stiamo per realizzare. Buonasera a tutti qui a Piazza del Popolo e da una Roma che adesso sembra essere meno blindata. Saluto a tutti. Ciao ragazzi, prossimamente, grazie. Vi faccio salutare anche da lui. No. Lui saluta. Ok, Canon. Ciao.